Che fine hanno fatto le gemelline Shep? A distanza di 10 anni dal tragico evento, la vicenda resta ancora avvolta dal mistero. Sarò l'ultimo a morire, ho già fatto morire le bambine, non le rivedrai più, non hanno sofferto e ora riposano in un luogo tranquillo. Questa è la lettera che Matthias Shep, padre delle bambine, indirizza alla moglie Irina, che aveva deciso da poco di divorziare. La scrive durante il viaggio intrapreso con le figlie, in saputa della donna, che dalla Svizzera, passando per Francia e Corsica, lo porta a Cerignola. Qui ci arriverebbe da solo, delle gemelle, nessuna traccia. Sono le 23:45 del 3 febbraio 2011 quando l'ingegnere svizzero si presenta all'appuntamento con la morte proprio su questi binari. Siamo nella stazione Cerignola Campagna, avviene l'impatto con l'Eurostar che da Milano viaggiava verso Bari, probabilmente è stato lui stesso a gettarsi sotto al treno. Una decisione già presa o forse meditata nelle ultime ore trascorse a ridosso della stazione del centro Fantino. È certo che sia stato avvistato qui dalle 21:30-22, seduto su questo pozzo, era da solo e un passante, uno dei proprietari terrieri, l'ha intravisto. Più volte è stato avvistato in quella parte di campagna, è stato lì a girovagare per diverse ore prima di ritornare in stazione. Questo pozzo è stato poi setacciato anche dai vigili del fuoco perché ritenevano che le bambine potessero trovarsi qui. In Corsica le ultime testimonianze di avvistamenti di Alessia e Livia, viste anche in compagnia di una misteriosa donna bionda, da lì però sono sparite nel nulla. Tante le segnalazioni, da Amalfi alla Sardegna, passando per il Canada, tutte sfortunatamente vane. 3 procure, quella italiana, la procura francese, la procura svizzera, con un enorme dispiegamento di forze sul campo. Mi incaricarono di fare le ricerche qui su Cerignola con i cani che a destro conduco personalmente, poi ad Amalfi perché fu una delle prime segnalazioni a cui ne sono seguite davvero tantissime. Abbiamo girato tanto, forse con un grande rammarico. Queste bambine sembrano ancora oggi, a distanza di 10 anni, dissolte nel nulla. Che sia stato il mare, come qualcuno ha pensato, a custodire il segreto, o che sia stato altro, l'unica verità è che a distanza di 10 anni non sappiamo ancora che fine abbiano fatto queste 2 splendide bambine.